Allora, sto per fare un'enorme pazzia, lo so, però lo sto facendo per la persona che amo. Ho appena contattato un allevamento di barboncini toy che si trova, se non sbaglio, a Bergamo, quindi 50 minuti di macchina da qui. C'è disponibile un cucciolo di barboncino toy di 75 giorni, colore red, come piace a noi. Lo sto andando a vedere, poi non so che cosa succederà, però lo sto andando a vedere. Sono felicissimo, emozionato e anche agitato. E ovviamente Yasmin non sa nulla e spero che in questo tempo che ci metterò più o meno 2 ore tra andata e ritorno, io non mi faccia sgamare rispondendo al telefono, a messaggio, cosa del genere. E niente, spero che vada tutto bene. Io sto per partire, sono già messo il giubbotto, adesso esco e niente, vediamo. Avevo fissato un appuntamento per domani, ma siccome non riuscivo a trattenermi dalla voglia di vedere questo cucciolo di barboncino, ho richiamato l'allevamento e ho chiesto se fosse possibile vederlo oggi e mi hanno detto basta che arrivi entro le 6, quindi devo pure correre a 200 km/h per cercare di vederlo oggi stesso ed evitare che qualcun altro lo prenda. Eccomi qui, sono in macchina, sono per strada. Ci tenevo a precisare che oggi è esattamente mercoledì 16 gennaio e ho 64 km da fare. Buona fortuna a me. Sono in autostrada, direzione è questa? Brescia. C'è un tramonto incredibile e spero che sia di buon auspicio. Non vedo l'ora di vedere il cuccioletto e basta, spero che sia bellissimissimo! Sono quasi arrivato, posto sperdutissimo in mezzo ai campi, però dovrei essere sulla strada giusta. Ciao amore, quanto bello sei, ciao, sei bellissimo amore, sei bellissimo, però sei tremendo, vieni qua. Sembra che mi conosci da una vita. Non stai mettendo... Dove sei? Sono appena arrivato a casa, non ho filmato molto il tragitto di ritorno perché avevo il telefono con poca batteria e rischiavo di non riuscire a tornare a casa. Comunque, ci tenevo a dirvi che ho fatto la pazzia. Ho dato un acconto, tra virgolette, per prenotare il cucciolo e tra poco sarà un nuovo membro ufficiale della nostra famiglia. Andrò a prenderlo o la prossima settimana o tra 2 settimane appena ritorniamo da Londra. Non vi dico quanta voglia ho di farlo vedere a Yasmin, di farle questa immensa sorpresa, però devo assolutamente resistere, non deve uscire nulla in queste 2 settimane, deve essere la sorpresa più bella della sua vita. Nei prossimi giorni vi aggiornerò su come sta andando concretamente il mio piano. Tra l'altro mi sono dimenticato di dirvi una cosa, Yasmin mi ha chiamato esattamente quando ero lì con il cucciolo. Probabilmente ha avuto 2 minuti liberi a lavoro, però io non ho risposto e come scusa ho utilizzato questa. Amore mio, perdonami, avevo impostato il non disturbare. Sorry. Buongiorno a tutti, aggiornamento di giovedì 17 gennaio 2019. Sinceramente non riesco più a trattenermi, sapevo che questa sorpresa sarebbe stato un qualcosa di più grande di me. Non riesco a trattenermi per 3 motivi ben precisi. Il primo, ovviamente non vedo l'ora di vedere la reazione di Yasmin quando vedrà per la prima volta il cucciolo. Il secondo, la proprietaria, che è una signora gentilissima e disponibilissima dell'allevamento al quale mi sono rivolto, mi ha chiamato e mi ha detto guarda che se dovete andare a Londra a fare questo viaggio di 5 giorni non c'è problema, il cucciolo ve lo tengo gratuitamente io, non ti preoccupare. Quindi questa è solamente una motivazione in più nell'andarlo a prendere prima. E terzo motivo, ma non meno importante, io e Yasmin ieri sera prima di andare a dormire a letto abbiamo parlato più di un'ora di questo ipotetico cucciolo che apparterrà prima o poi alla nostra famiglia. Io ovviamente dentro di me ero consapevole che questo cucciolo ormai faceva già parte della nostra famiglia, anche se non fisicamente ancora. Volevo dirle, amore, non ti preoccupare, ormai è nostro, è solo una questione di giorni. Ma ovviamente, necessariamente, me ne sono stato zitto, altrimenti avrei rovinato tutta questa sorpresa che sto cercando di costruire. La voglia di andarlo a prendere, sinceramente, è troppa. Vediamo come andrà questa giornata. Vi aggiorno. Aggiornamento di venerdì 18 gennaio 2019. Ragazzi, non ce la faccio più. Il desiderio ha completamente prevalicato la mia razionalità. Ho appena chiamato l'allevamento. Tra circa 2 ore andrò a prendere il cucciolo. Quindi questo significa che finalmente stasera Yasmin lo vedrà. Siamo ufficialmente partiti, non solo da solo, ma c'è il buon Mango, il buon Manu. Il buon Manu mi aiuterà a portarlo a casa perché... lo terrà in braccio e gli farà provare le sue sostanze stupefacenti. Esatto. Ci siamo, mancano 8 minuti. Stiamo arrivando. Sei emozionato? Sì. 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 Siamo arrivati nella terra di nessuno. Guardate dove si trova l'allevamento, è laggiù in fondo.
forse non torneremo vivi a casa. Abbiamo ritirato ufficialmente Mirtillo. Forse si chiamerà Mirtillo, vediamo. Guardate che figo, sta già facendo la nanna con Manu. Guardatelo, è troppo morbido. Mirtillo, sei morbido, eh? Un peluche, che bello. Guarda l'orecchio storto. Quanto bello sei, guardati. Che tipo? Guarda che tipo che sei. Si è addormentato quasi. È buonissimo. Manu l'ha già allattato. Esatto. Manu è la mamma chioccia. Guardalo, guarda che batuffolo. Una polpetta. Dai, dai, che mi sta vomitando addosso. Ha vomitato, poverino. Dai. Guardatelo, ha vomitato. Manu, guarda. 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 Incredibile. L'hai già combinata, Mirtillo. Leggi come maledetto, poverino. L'hai combinata. Dopo questo imprevisto del vomito, abbiamo lasciato a casa Manu. Parlo al plurale perché c'è anche lui. Il mio compagno di viaggio, il mio nuovo compagno di viaggio. Ma la nanna? Quanta nanna fai? Sei stanco? Sei stanco o stai bene? Eh? Quante nanne che fai qui tu? Tra poco conoscerai la mamma, eh? Sei contenta di conoscere la mamma, sì? Eccolo, è arrivato nella sua nuova casa. Ti piace? Ma sei già contento? Sei già contento? Guardatelo come guarda in giro. No, lascia stare il mio zaino. Non pisciarci sopra. Ma sei felice allora? Ma allora sei felicissimo di essere qui, sì? Tra poco arriva la mamma a casa, facciamo la pappa, facciamo le coccole. Piccolo cucciolo, dove vai in mezzo alle gambe? Ti piace, vero, la casa? È bella? Mirtillo, oddio, oddio, ma quanta nana faremo noi assieme? Quanto bello sei. Guardati, guardati che bello. Sei bellissimo, sei bellissimo, sì. Mi dai tanti bacini tu, sì? Tanti bacini. Che bello che sei, non vedo l'ora di farti vedere a Yasmin. Tra un'ora e mezza arriva a casa, circa due orette, eh? Poi giochiamo assieme. Ma cosa letti la videocamera? Devo uscire 10 minuti di casa e lui non mi vuole far andare fuori. Solamente per prendergli il mangiare e la cuccia. E mi sta già venendo da piangere a lasciarlo 10 minuti qui a casa da solo. Mi aspetti o fai danni? Mi sa che tu fai danni, eh? Tu sei molto vispo, mi pare. Sembra che tu sia qui in questa casa da non so quanto, invece sei appena sei tu quello, lasciati stare, è solo uno specchio. Che trappola che sei. Guardati, guardati. Sono appena rientrato in casa e l'ho trovato lì. O ho preso il cane più bravo al mondo, o semplicemente mi stai raccontando delle bugie con quella codina. Cosa hai fatto in questi 20 minuti che sono stato via? Comunque al negozio di animali gli ho già acquistato la sua cuccetta, la ciotola per bere, questa per mangiare ce l'avevo a casa. E là sono i suoi croccantini. Hai fame o no? Non ha ancora fatto la pipì e nemmeno la cacca. Vuoi fare qualche dispetto, qualche danno o inizierai a breve? Fammi capire con questa faccetta furba. Manca solo un quarto d'ora e Yasmin sarà qui a casa. Sono agitato, in ansia, nervoso, ma soprattutto emozionato. Io e il piccolino la stiamo aspettando. Lui intanto sta facendo un po' di pappa. Ho posizionato una videocamera lì, mentre il telefono lo appoggerò qua sopra. E niente, speriamo vada tutto bene. Questo è il punto clou, diciamo, di questa grande sorpresa. Noi siamo un po' agitati qui, vero? Stiamo aspettando la mamma e siamo un po' agitati. Guardate che faccia da peste. Siamo un po' agitati. Yasmin non arriva più. Come facciamo? Come facciamo? No. Non fare così, mi viene da piangere anche a me. Chiudi la porta, amore. No. Non fare così che mi... Amore mio! Forse ho fatto male a comprarlo. Stai ancora piangendo. Ho fatto male a comprarlo perché adesso mi sento trascurato dalla mia fidanzata. Solo te ti prendi le cose. Quanto sei bello, quanto, quanto. Eccoci qui, arrivati alla fine di questo video. La sorpresa devo dire che è riuscita anche oltre le aspettative. Sono contento di essere riuscito a costruire perfettamente questa sorpresa per il mio amore. Adesso avremo una bella grande responsabilità con lui sicuramente. Ma sono anche perfettamente consapevole che ci porterà una grandissima sorpresa. Soddisfazione. Per me non è la prima volta con cane, sono cresciuto con i cani di mio nonno e poi, come ben sapete, a casa dei miei genitori c'è il bellissimo Sam. Adesso
adesso qui a Milano c'è lui, il piccolo Mirtillo. Abbiamo scelto questo nome perché mesi fa Yasmin, trovando appunto una foto online di un barboncino toy di questo colore, non appena vide la foto, oltre che innamorarsi, mi guardò e mi disse: ma questo è un Mirtillo! E allora abbiamo deciso di chiamarlo con questo nome. Ma se ci fate caso, se lo guardate bene in faccia, anche se non si vede molto perché ha troppo pelo, lui è proprio un Mirtillo. È un Mirtillo dolce e bellissimo. Tra l'altro devo dire che in pochissimo tempo si è già ambientato alla sua nuova casa. L'unica mia grande preoccupazione appunto era quella di staccarlo, diciamo, dal luogo e dall'ambiente in cui è nato. È qui da solo un giorno, ma Yasmin devo dire che mi sta già trascurando e sta già coccolando più lui che me. Ma d'altronde la capisco, guardate che faccia che c'ha, come si fa a non coccolare un amore del genere. Spero di cuore che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche voi avete degli animali, ma soprattutto quali altri video posso portare insieme a lui, insieme al nuovo arrivato Mirtillo. Vi voglio bene, vi abbraccio e noi ci vediamo nel prossimo video. Saluta a tutti. Aspetta che ti metto a fuoco. Stai fermo qui, fermo. Guarda, guarda la videocamera, guarda. Eccoti. Saluta a tutti, ciao, 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 al prossimo video, ciao, ciao, ciao.